Siamo presso uno dei tre ingressi dello stabilimento Sevel, dove viene effettuato il rilievo temperatura con 9 termocamere fisse. Abbiamo dotato ogni ingresso anche di termocamere mobili di backup. Primo giorno di lavoro oggi per la maggior parte degli oltre 6.000 dipendenti dello stabilimento Sevel di Atessa, dove il gruppo PSA produce il Ducato. In ossequio all'accordo firmato lo scorso 9 di aprile con le organizzazioni sindacali nazionali per attuare negli stabilimenti italiani di FCA ogni azione volta a tutelare i lavoratori da possibili contagi da coronavirus, sono stati sanificati 300.000 metri quadri di officine. Circa 130 dispenser poi sono stati installati per igienizzare le mani, sono state consegnate ai dipendenti 6.000 brochure e affisse 18.000 locandine e oltre 600 punti di dotazione disinfettante per i dipendenti al fine di pulire quotidianamente le attrezzature che vengono utilizzate ogni turno di lavoro. Inizierò a pulire cosa? Tutto ciò che io utilizzo nelle 8 ore, toccandolo fisicamente. La Sevel poi ha aggiornato tutte le opere di pulizia, igienizzazione e sanificazione che erano state già intraprese in occasione della sospensione che c'è stata lo scorso 17 di marzo. Anche l'organizzazione del lavoro sulla linea è stata modificata in base alle esigenze sanitarie per permettere la redistribuzione dei lavoratori e un maggior distanziamento sociale. È stata variata la cadenza linea e inserite delle barriere fisiche laddove necessario. A ogni dipendente dello stabilimento poi è stato consegnato un kit personale con mascherine chirurgiche e guanti e un paio di occhiali da utilizzare durante le operazioni di pulizia del proprio posto di lavoro. Quindi si sta facendo un buon lavoro. Un lavoro che comunque deve essere sempre monitorato e quindi questo rapporto con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e con le organizzazioni sindacali deve essere, non deve cessare adesso, ma deve continuare ed essere sempre presente nel tempo anche per far emergere eventuali situazioni di criticità. Ovviamente non è una ripartenza come girare un interruttore, sarà una ripartenza graduale in tutte le nostre i nostri stabilimenti e le nostre sedi, ovviamente per favorire la distanza sociale. Continueremo ad avere una certa percentuale di persone che lavoreranno da casa e poi progressivamente cominceremo la riapertura di tutte le nostre sedi, anche perché ovviamente si partirà a produrre nelle varie stabilimenti solo quando esisterà una domanda e soprattutto quando i nostri concessionari riapriranno